Confcommercio ospita Alter Art, nato dall'idea di un festival multidisciplinare che potesse rispecchiare la visione di una comunità in crescita e in dialogo continuo. Giunto al suo quarto anno, Binoma dà il tema dell'edizione 2024, ossia essere nomadi, dalla capacità di dare spazio al movimento fisico e a quello mentale. 6 mesi di iniziative di danza, teatro, musica, arti visive e welfare ambientali. Un programma ricchissimo con finalità importanti a partire dalla sostenibilità e dall'inclusione. Il festival partirà il 3 febbraio e farà tappa nel centro storico di Pergola a fine giugno nel mese di luglio. In questa edizione saranno presenti artisti provenienti da Europa, Asia e Africa. Arte, scienza e cultura con tema centrale di riprendere il rapporto armonioso con la natura. Ci saranno laboratori di formazione e sarà un evento che darà occasione di riflessione e confronto sul custodire, curare e conservare. Tra gli appuntamenti un workshop di agricoltura naturale con la Fattoria Shizen, una fattoria che pratica agricoltura naturale che si basa su 5 principi fondamentali: non potare, non arare, nessun diserbo, nessun pesticida e nessun uso di fertilizzanti chimici. Se andate a vedere sul calendario, le attività non vanno solamente, non sono focalizzate solo su arti performative come la danza e il teatro, ma anche attività laboratoriali legate proprio alla cura della terra, del territorio, inteso proprio come aree rurali e aree montane. Il festival già 4 anni fa nasceva proprio con questo intento di dare sostegno a quelle reti sul territorio fatte di piccole organizzazioni ma anche di artigiani del territorio e anche nazionali ed europee che lavorano con diciamo, l'obiettivo di rendere la sostenibilità ambientale, la giustizia ambientale un'azione pratica e diciamo, sostenibile e possibile da realizzare dalla comunità. Un festival multidisciplinare basato sulla sostenibilità. Più temi molto importanti, la multidisciplinarità dalla danza all'agricoltura naturale, alla fattoria naturale, esperienze che legano Pergola, il nostro territorio, ad altri paesi europei, quindi un appuntamento veramente straordinario. L'invito che anche noi facciamo come Confcommercio è di seguire con attenzione il programma di questo festival che giunge al 4º anno, incentrato molto sulla danza, ma non solo. Con questa iniziativa Pergola va all'attenzione un po' della comunicazione a livello nazionale e internazionale e questo spero che contribuisca insieme con la promozione turistica della località, ai Bronzi Dorati, alla Fiera del Tartufo, a rendere sempre più vivibile la città di Pergola.